Allora, cos'è che stavi dicendo? È difficile essere italiano in queste vie strettine piene di gente, perché uno gesticola e dà sempre le manate addosso alla gente. Arrivati a Gerusalemme, alias 4000 anni di storia. Non so quanti giorni servono per vedere tutta Gerusalemme, però tenete presente che ne serve veramente tanto di tempo, anche perché ci sono alcune cose che vuoi vedere di sera e poi vuoi rivedere di giorno. È incredibile. Quindi abbiamo appena scoperto che per entrare al Monte del Tempio ci sono degli orari e c'è una coda non indifferente. Stiamo per vedere la cupola della roccia, giusto? Simbolo per gli ebrei, perché qui fu fondato il mondo. E poi simbolo per i musulmani, perché da qui Maometto volò in cielo, ascese. Quello che invece è facile dirvi è che qui dentro non si può entrare, o meglio, se non si professa la religione islamica, non si può entrare. Dire, ma ti abitui anche, perché sono ovunque, sempre ovunque. Questa è la Basilica del Santo Sepolcro. Qui crocifissero Gesù, lo seppellirono, poi risorse. Che ci si creda o no, essere qui è... tomba di Maria. Molto bella. Comunque andare in giro con un ingegnere romagnolo per dei luoghi simili, sempre quella sorta di cinismo. La tomba di Maria di proprietà della chiesa greco-ortodossa. Non l'avrei mai detto. Quando ho detto punta di cinismo era un eufemismo, il termine punta. Diciamo che sta un pochino subendo l'effetto della Via Crucis, a quanto pare. Vai? Buono, sta buono. Una volta l'ha beccata. Commento sulla cucina israeliana. Per me è incredibilmente emozionante. Sembra una scenografia. Non stanca mai Gerusalemme. È spettacolare. Di tanti sogni che avevo e che ho, sicuramente per me Gerusalemme era uno dei più grandi in assoluto.